sbagli. Raga, vi ricordate quando eri andati in quell'edicola laggiù, dove nel paese dei miei nonni, a prendere le bustine di Fortnite? E ci sono rimaste molto male. Bene, oggi sono di nuovo nel paese dei miei nonni e ho comprato, al posto c'erano altri tipi di action figure di Fortnite, ma comunque non mi sono fidato e non le ho comprate, ma bensì ho preso queste, che costavano 1 euro, le figurine di Fortnite. E poi ho preso anche questo, che comunque non è fake, ma è vero, infatti ci faccio anche l'unboxing ora, ma... Pensiamo a queste, raga, le ho comprate, costano 1 euro, sono le figurine di Fortnite, per me sono fake anche queste, ma vediamo... Vediamo come posso dire, vediamo come sono fatte, anche se sono fake, sono fatte bene oppure sono fatte a schifo. Ok, ora metto in pausa perché per aprirle e poi quando le apro ve le faccio vedere. Eccole qui, raga, vi giuro non le ho viste, ma vedo solo che sono fatte così. Allora, dal dietro mi piacciono, poi sono anche tante, pensavo fossero tipo 2 o 3, invece sono tantine. Raga, mi piacciono più dal dietro, ma vorremmo vedere davanti come sono. No, raga, sono fighe, belle, un piccone, cacchio, un piccone. Il piccone del DJ, vabbè, mi piacciono, raga, un pochino, La skin di Halloween, bella, ok. Poi hanno pure i materiali. Poi abbiamo, ora la sta prendendo con la mano, bella, la tizia di San Patrizio, no, non mi volare però, la tizia di San Patrizio. Poi qua abbiamo, bella la skin, che tra l'altro c'è anche oggi su uno shop, la Istinto dell'Invidia, fosforescente. Poi andiamo qui, quante ce ne mancano? 2? Ah no, 1. E abbiamo, chi è questa? Questa non l'ho mai vista nella faccia di Fortnite. Chi è? Star, forse la Rocchettar, boh, comunque non la conosco. E perfetto, questa comunque, raga, al posto dei personaggi e l'altra volta mi ha fatto davvero schifo. Semmai vi lascio anche il link in descrizione se volete vedere quel video, oppure la scheda cliccabile. Ma queste carte invece mi sono davvero davvero piaciute, cioè sono fighe. Quasi quasi ne vado a comprare anche un altro pacchetto. Figata. Bene, raga, ne ho comprate altre 3, visto che prima che chiudesse proprio l'edicola, perché vedete? Ora è chiusa. E, raga, mi sono talmente piaciuta che quindi ne ho comprata anche 3. Tanto costava 1 euro, quindi nemmeno ci ho comprato tantissime cose. Ok, allora, passiamo alla prima. Ok, raga, la suddivisa in pacchettini. Non l'ho vista anche queste per niente, quindi vediamo se mi stupiscono. Allora, la prima carta è questa qua. Il tizio del Filt Trap, il tizio del coso. Poi Wild Card. Perfetto. Invece ora abbiamo altre. La Deagle. Ah, anche le armi sono la Deagle. Lo Slurp. La granata del fortino. Perfetto. Ah, allora forse queste che c'hanno il contorno così, raga, sono personaggi. Le c'hanno il contorno così sono armi. Penso. E invece volevo trovare il contorno verde, il primo era un piccone, perfetto. Passiamo all'altro mucchiettino. Le giro tutte direttamente così. Allora, abbiamo Whiteout. Bello lui, Ranger americano. Bella lei, Lee Hawn. Poi abbiamo il Patch, il tizio di Halloween, il contadino di Halloween. E poi abbiamo Bullseye, che questa rega è molto belle, molto molto belle. Anche queste le mettiamo da parte qua nel mucchiettino. Invece passiamo anche a quest'altre, le giriamo tutte. E abbiamo questo qua, Plaug, che non mi ricordo come si chiama in italiano. Poi, non mi volare via. Poi abbiamo il contadino, cioè lo spaventapasseri, un piccone di Ragnarok. Il deltaplano anche, ci sono quelli col contorno blu. Abbiamo il deltaplano, quello del pesce, e poi il pompa tattico. Perfetto, raga, mi sono molto piaciute queste arti di Fortnite, quindi ne ho prese anche altri 3 pacchetti perché mi erano